Dunque, il mio ritorno è stato in effetti un po' traumatico, devo dire, perché negli anni in cui siamo stati, parliamo degli anni 90, quindi 93-97, c'era un numero di dipendenti molto, molto più elevato. Parliamo di circa 200 persone come unità lavorative, e anche come fasce di età, ovviamente anche una fascia di età molto più giovane. Ora ci troviamo con lo stesso personale ridotto però a 80 unità. 80 unità i cui servizi, specialmente i servizi che vengono dati all'esterno come servizi al cittadino, sono abbastanza rilevanti, ma oltre ai servizi ci sono proprio delle attività che richiederebbero un maggiori numero di risorse con chiaramente professionalità adeguate al tipo di attività. È chiaro che si sta cominciando a esternalizzare proprio per recuperare o coprire questi vuoti. Ci sono delle attività che sono comunque indispensabili che stiano all'interno. Per quanto riguarda i tributi, come avete già sentito, è stato esternalizzato, anche se è per una società che è in house e quindi è lo stesso comune che opera e cura tutta l'attività dei tributi da quando vengono fatti dallo sportello, dal front office fino alla emissione degli avvisi di accertamento e alla riscossione. Dunque, per quanto riguarda il bilancio del comune, si sa che il bilancio non gode di grandi ricchezze, anche perché sappiamo bene le leggi del governo che tendono sempre a tagliare tutti quelli che sono i contributi finanziamenti al comune. E le nostre entrate sono limitate a quelle che sono le entrate fisse dei tributi che più o meno variano soltanto sulla base di quelle che sono il recupero dell'evasione fiscale e altre entrate che vengono dall'ufficio tecnico, come sapete bene, gli oneri di urbanizzazione. Ora si sta lavorando proprio su quel tema, sull'edilizia privata e quindi per recuperare delle entrate che potranno servire certamente per degli investimenti o comunque anche per le manutenzioni. Si deve vedere, diciamo, nell'ambito della legge sul bilancio a quali destinazioni possono essere inserite queste nuove entrate. Devo dire, questa è la situazione, non è certamente una situazione disastrata, perché se pensiamo ci sono comuni che sono in dissesto, voglio dire quasi o quasi dissesto, come per esempio il comune di Foggia, che ho sentito che sta in una situazione di quasi dissesto. Questa situazione da noi non c'è, per fortuna, quindi possiamo andare avanti, anche perché stiamo molto attenti a vedere qual è l'andazzo della situazione economico-finanziaria. Certamente quello che si è verificato a dicembre, gennaio, non si verificherà più ed è stato determinato proprio dal passaggio dalla società precedente al consorzio. Innanzitutto non si immaginava mai che la Publicis ad ottobre non avesse completato il 2010. In quanto lo sanno tutti che il 2010 era in prescrizione a dicembre 2015. Poi ci siamo trovati alla consegna di questi database che è avvenuta materialmente la prima decade di dicembre.
E a quel punto è stata una scelta obbligata, non è stata una scelta, è stata una scelta obbligata perché non potevamo mai pensare di creare un danno erariale al comune e quindi abbiamo preferito far inviare tutti gli avvisi di accertamento anche a tutti quei soggetti che avrebbero avuto l'agevolazione per l'esenzione prima casa, ma che non era possibile depurare questo elenco in quanto non c'era il tempo materiale, altrimenti si andava in prescrizione. Questa è stata la situazione, quindi ci siamo scusati con i cittadini, ma era inevitabile, è stata una cattiva gestione precedente e l'abbiamo pagato noi, almeno dal punto di vista dell'immagine. Purtroppo questo tema è scottante perché noi siamo vincolati alla mobilità della provincia. Sapete bene che le province stanno smobilitando e alcune competenze sono rimaste alle province e per la legge del Rio le competenze dovevano essere trasferite tutte alla regione che avrebbe poi anche assunto tutto il personale della provincia che si applicava a queste, che si dedicava a queste attività. Effettivamente questo non è accaduto perché la regione è rimasta immobile di fronte a questo problema e la legge, sempre del Rio, con successive modifiche, ha dato obbligo ai comuni di assorbire questa mobilità. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto quindi inserirci nel sito della funzione pubblica, dove c'è una piattaforma e noi facendo un esame del piano occupazionale, che poi è d'obbligo farlo, quindi triennale, si è potuto constatare che tra la gente che è andata in pensione negli anni, quindi ad oggi, era possibile assorbire 7 unità. Questa nostra decisione è stata manifestata sulla piattaforma della Funzione Pubblica per la Mobilità e quindi adesso noi abbiamo completato la nostra fase. Siamo obbligati a prendere questo personale perché appunto dobbiamo procedere tutti quanti gli enti locali ad assorbire questo personale che è in esubero, perché è personale in esubero dalla provincia che la regione non ha assorbito e che ha demandato a tutti gli enti locali, tra cui anche noi. Non ci sono molti comuni, infatti sono stata l'altro giorno a un consiglio provinciale e ho potuto constatare le lamentele dei comuni che si trovano in situazioni per cui non possono procedere a chiamate di personale della provincia, soltanto pochi comuni, tra cui noi e il comune di Lucera. Ma certamente non, di fronte alle centinaia di persone messe in mobilità non abbiamo risolto il problema. Non lo so come lo risolveranno, ma una volta che noi procederemo all'assorbimento di queste unità non possiamo fare nessun concorso, perché abbiamo coperto quelli che potevano essere il nostro fabbisogno. Dunque, innanzitutto è quello di portare avanti, chiaramente di dare una maggiore stabilità, solidità proprio al servizio economico-finanziario, perché effettivamente è come il comune è come un imbuto, tutto finisce nell'ambito della ragioneria alla fine, tra delibere, decisioni e determine e tutto rientra in quell'ambito. Si sente un po' di carico eccessivo, per cui dobbiamo vedere come equilibrare un po' le forze, sempre in base al numero del personale che ho detto, secondo me, in base al numero dei cittadini, proprio la proporzione è veramente bassa. L'altra fase è sicuramente il settore tributi, perché sapete che a giorni dovrebbe chiudersi la gara,
quella che riguarda il supporto al consorzio, anche quello darà molto ossigeno, quel personale, perché lo stesso consorzio che sta curando tutti i tributi locali, perché oggi abbiamo trasmesso a loro anche quelli che prima venivano curati qua al comune, la TOSAP e la pubblicità, ora li cura tutto il consorzio e con lo stesso personale che aveva in precedenza. Invece con l'aggiunta delle 7 unità che dovrebbero che fanno parte della gara e che quindi dovrebbero dare supporto, si potrà scaricare un po' di persone che ora stanno al front office, al back office. Questi sono i due punti dove si dovrebbe rivolgere maggiore attenzione. Da una parte per i tributi, perché comunque dobbiamo evitare che sui cittadini ricadano delle situazioni disagiate o comunque svantaggiose, e dare la possibilità a tutti di usufruire anche di agevolazioni particolari, specie per le ditte che sono in zona industriale e che quindi hanno smaltimenti di rifiuti speciali, dove stiamo riguardando questo regolamento. Il regolamento della Tari che prevede delle particolari agevolazioni per chi. Cioè è vasto il campo e bisogna portare un po' di attenzione ai vari settori, anche perché non è giusto e comunque si deve andare incontro a queste attività che in questo momento particolare stanno subendo anche la crisi che sta attanagliando tutti i settori, insomma. Grazie.